Gastone! Caro Gastone, il mio migliore amico! Aiutaci, ti prego, siamo intrappolati! Gastone, corri subito a chiamare Tata Susina! Da dam di dam di du! Fatto! Ora è di nuovo tutto pulito! No, Gastone, fuori! Fuori! Che cosa? Ben Holly, il re, la regina, il signore e la signora elfo sono rimasti chiusi in una vecchia miniera. Oh, presto, non c'è tempo da perdere. Portami là, Gastone. C'è qualcuno? Tata Susina, grazie al cielo sei qui. Siamo intrappolati. Ora vi libero, ci vorrà solo un attimo. Aprirò la porta con la magia. Oh, non ha funzionato! No, perché la porta è stata sigillata con la magia dei nani! L'unico modo di aprirla è rispondere alla domanda! Quale domanda? Un aereo vola a 300 km all'ora. Quanto deve essere forte il vento per ridurre la sua velocità del 15%? Questa porta mi prende in giro. Tata, fa apparire una vanga e tiraci fuori! Ci impiegherò dei secoli! Ci sono! Gastone, ce la farai in un attimo! Certo! Gastone è il più bravo di tutti a scavare! Gastone, vecchio mio, aiutaci a uscire! Vuole che diciate per favore? Oh, per favore, Gastone! Urra! Gastone al salvataggio! Ti ringrazio, Gastone. Adesso sollevate quei sassi, per favore. Ora provate a muoverli in avanti. Com'è difficile! Sì. Ora all'indietro. Quando batterò le mani, a terra. Eccellente! E adesso, per concludere, una semplice domanda. La magia deve essere usata solo per motivi seri oppure per divertirsi? La risposta è la magia deve essere usata solo per motivi seri. Giusto! Tutte voi avete passato l'esame di magia. Urrà! E io sono di nuovo la signora elfo, ora potete abbracciarmi! I miei complimenti, bambine! Ecco qua le vostre licenze, firmate da me, il capo esaminatore! Sapevo, l'avrebbero superato, hanno imparato da me! Già, questo rende il loro successo ancora più straordinario! Grazie, vecchio saggio elfo! Qualcuno di voi ha voglia di festeggiare? Oh, sì! Possiamo fare una festa! E quello che ci vuole per una festa è gelatina magica! Ah, Tata Susina, non credo che sia il caso! Gelatina magica ancora e ancora! Ah! Inondazione di gelatina! Inondazione di gelatina! Per dindirindina, forse ho usato un po' troppa magia! Insomma, Tata Susina, tu hai la licenza magica, sì o no? Ma certo che ce l'ho! Oh, bene, questa purtroppo è scaduta. Che cosa significa? Significa che... Oh! Non vale niente. Quindi non posso fare magie? No, è contro la legge, lo sai? Nessuna fata adulta può fare magie senza una licenza. Cosa? Sono costretto a requisirti la tua bacchetta. Oh, questo non lo puoi fare. L'ho appena fatto. È un oltraggio. Il re sarà molto arrabbiato. Oh! Una delle stelle si sta muovendo! Forse una stella cadente! Oh, sì! La vedo anch'io! Sta per schiantarsi a terra! Wow! È precipitata qui vicino! Andiamo a dare un'occhiata! Guardate! È qui che la stella è caduta! Ha fatto un buco enorme! È davvero incredibile! E avete visto quel fumo? Deve essere molto calda! Forza, scendiamo! Voglio vederla da vicino! No! Torneremo qui domattina quando la stella si sarà raffreddata! Che bello, è mattina! Holly, la colazione! Non ho tempo, papà! Una stella cadente è precipitata nel prato ieri sera! Che bello, è mattina! Ben, non vuoi fare colazione?
Più tardi, mamma! Devo andare a vedere la stella cadente! Ciao, Ben! Ciao, Holly! Wow! Cos'è che ha fatto questo buco? Una stella cadente! È precipitata dal cielo! Che meraviglia! Allora, avete visto com'è fatta questa stella cadente? Non ancora, ma stiamo per scoprirlo, Vostra Maestà! Abbassare la chela! Stella alle finestre. Che cos'è? Un'astronave? Sembrerebbe un disco volante. Il portello si sta aprendo. Niente panico per ora, ma questa potrebbe essere un'invasione aliena. Bloop. Ah! Invasione aliena! Invasione aliena! Potete farvi prendere dal panico! Blip, bloop, blip, blip. Ci sarà sereno e soleggiato ovunque. Guardate, Riccardo! Gastone si sente molto meglio. Splendido! La sterlina dei folletti è in netto ribasso rispetto al dollaro che mantiene. Gastone dice che questo programma è un po' noioso, vorrebbe cambiare. Che ne pensi di questo? Non va bene, è troppo rumoroso. Ah, questo programma è perfetto. Lo vedi, papà? Gastone ora non starnutisce più. Allora, visto che sta meglio, potrebbe tornare a casa sua, no? Ma papà, Gastone non può tornare alla sua tana finché la perdita non sarà riparata. Potrebbe ammalarsi di nuovo e sarebbe molto triste. Già, e non vogliamo che Gastone sia triste. Gastone dice che voi siete il re più gentile che esista al mondo. Grazie, Gastone. Magari andrò a vedere a che punto sono gli elfi con la tua tana. Salve, vecchio saggio. Quanto ci vorrà perché sia finita? Come diciamo noi costruttori, non bisogna mai avere fretta in certe cose. Beh, un po' di fretta non può fare alcun danno. Mi dispiace, temo che ci siano parecchi problemi da risolvere, Vostra Maestà. Probabilmente è un'idea sciocca, ma avete provato a spostare quel sasso sopra il buco? Avete ragione, è decisamente un'idea sciocca. Ma forse vale la pena di tentare. Con tutto il rispetto, Vostra Maestà, ognuno sa come fare il proprio lavoro. Voi siete il re e io il costruttore. Naturalmente. Ciao, Tata Susina! Cosa vuoi, Ben? Adesso non ho tempo di aprire la porta a un elfo. Holly può venire fuori a giocare? Temo che la principessa Holly sia troppo occupata ora. Ciao, Ben! Ciao, Holly! Guarda, ho un orologio nuovo! Wow! Ed è un orologio vero? Certo! Senti il suo ticchettio. Lo sento! Sai dirmi che ore sono, Ben? Non ancora. Ma oggi a scuola ci insegneranno come si legge l'orologio. Davvero? Allora non vorrai certo fare tardi. Io sono un elfo e gli elfi non fanno mai tardi. Ciao, Holly! Ciao, Ben! Vorrei tanto avere anch'io un orologio. A cosa ti servirebbe, principessa Holly? Se io avessi un orologio, potrei sapere che ore sono. Noi fate non abbiamo bisogno di orologi. Abbiamo altri modi per sapere che ore sono. Quali altri modi, Tata? Per esempio, abbiamo i denti di leone. Eccone qui uno. E come fa un dente di leone a dirci l'ora esatta? Bisogna contare quanti soffi ci vogliono per spazzare via i suoi semi. Si fa così, guarda. Uno. Due. Tre. Ci sono voluti tre soffi, il che significa le tre in punto. Voglio provare anch'io. Uno. Significa luna in punto. Wow, vuoi dire che è veramente luna in punto? No, in realtà no, è solamente un gioco. Però oggi Ben imparerà davvero a leggere l'orologio. Posso andare a scuola anch'io. Ah... Va bene, ma sono sicura che non ti divertirai. Allora, quando la lancetta grande e anche la lancetta piccola sono posizionate in questo modo, significa che sono le 12 in punto. Io sto costruendo una macchinina. Io sto costruendo una paperella. Io invece un elicottero. Io ho una barchetta.
Io sto costruendo un bel rospo. Io un coniglietto. Io sto costruendo un robot. Vedo purtroppo che la principessa Holly non ha un giocattolo. Ma non importa, ne faccio subito apparire uno. Bacchetta magica, muoviti così e fa subito apparire un bel giocattolo qui. Principessa, usare la magia non è permesso qui nella nostra scuola. Solo perché gli elfi non sanno usare la magia. Gli elfi potrebbero usare la magia se volessero farlo, ma gli elfi non vogliono usare la magia. E noi siamo elfi! Principessa, puoi cominciare a lavorare su questo gufo giocattolo per oggi, va bene? Ti ringrazio, vecchio saggio elfo. Sarà meglio che prenda io la tua bacchetta per il momento, così avrai occasione di imparare in quale modo lavorano gli elfi, e cioè senza magia. Oh! Non preoccuparti, potrai riaverla indietro alla fine della lezione. Bambini e bambine, ora prendete i vostri martelli e ricordatevi di battere delicatamente! Ora facciamo un altro gioco. Va bene, ti va nascondino? D'accordo, allora giocheremo a nascondino. Yuppie! Io adoro giocare a nascondino. Però non potrai usare le tue ali. Va bene, non userò le mie ali. Una, due, tre. Non sbirciare. Va bene. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Arrivo! Che tu sia pronto o no! Ben si è nascosto bene. Non è qui. E non è nemmeno qui. Ben! Mi dai un indizio? Ti prego! Acqua! Acqua, acqua. Oh. Fuochino. Fuocherello. Fuoco, è quasi un incendio. Ti ho trovato. Oh, ma non c'è nessuno qui. Acqua. Ah. Questo gioco è molto noioso. Ho di meglio da fare che star qui a perdere il mio tempo. Eccomi qua! Ti ho trovato! Era un ottimo nascondiglio, vero Holly? Non era niente male, sì, hai ragione. Gli elfi sono molto bravi a nascondersi e io sono un elfo! Tocca a me nascondermi! Ma ricorda, devi seguire le regole. Non usare le ali, è proibito! Non userò le ali, te lo prometto! Guardate, è una lumaca! Holly, perché non provi a chiederglielo tu questa volta? Però dovrai alzare un pochino la voce, perché purtroppo le lumache non ci sentono tanto bene. Come mai non sentono bene? Perché loro non hanno le orecchie. Tata, non possiamo raccogliere un po' di bava dal terreno? Non puoi andare in giro a raccogliere la bava di qualcun altro senza chiedergli il permesso. Non sarebbe corretto. Buongiorno, signora lumaca! Più forte! Buongiorno! Il mio papà, il re, non sta bene. Abbiamo bisogno della sua bava, soltanto un po' per farlo stare meglio. Le dispiacerebbe se la mettessi in questo barattolo, per piacere? Credo che abbia detto di sì. La ringrazio, è stata molto gentile. Ottimo lavoro, Holly. Adesso controlliamo la lista. Goccia di rugiada. Eccola, tata. Bava di lumaca. Eccola.
Eccola, tata Susina. E per ultimo ci occorre un rutto di rana. Potrebbe essere complicato. Lì c'è una rana, tata. Oh, signora rana, buongiorno. Sarebbe così gentile da fare un rutto in questo barattolo? Cerchi di rilassarsi, stia calma. Oh, non abbiamo tutto il giorno. Per far fare il ruttino ai bambini, si massaggia loro la schiena. Va bene, massaggio io la schiena della rana. Mi sembra di sentire qualcosa. Urrà! Andiamo subito in cucina. Posso scendere adesso? Ma certo, vostra maestà. Guardate, c'è una crepa! Oh no, papà, allora hai rotto l'uovo! No! Guardate meglio, si sta rompendo da solo! Si sta schiudendo! Oh! Oh, un uccellino! Ah. Ottimo! Adesso la mamma sentirà il richiamo del piccolo e verrà qui a prenderlo. Io posso tornare al mio lavoro. L'uccellino sta seguendo tata Susina. È normale, perché di solito la prima cosa che vede un uccellino è la sua mamma. E la prima cosa che ha visto lui è la tata. E così crede che la tata sia la sua mamma. Ma io non sono una mamma uccello. Il piccolo è affamato e la mamma uccello dovrebbe nutrirlo. Non ho con me del cibo. Cosa mangia un uccellino? Vermi e piccoli insetti. Gastone è un insetto. Attento, Gastone. Forse è il caso che tu ti allontani un po'. Sarà meglio trovare subito dei vermi. E come? Usando il richiamo per vermi. Fate così. I vermi credono che stia piovendo e salgono in superficie. Guardate, un verme! È scappato via! Oh, oh. Non dobbiamo darci per vinti! Proviamo di nuovo! Eccone un altro! Scegliete il vostro compagno per l'ultima gara di oggi. La carriola sulle mani. Oh, perbacco. Ben non ha una compagna. Senti, posso essere io la tua compagna, Ben. Ti prometto solennemente che non userò la magia e non volerò. No! Oggi hai già combinato fin troppi pasticci. Ti prego, Ben, sono sicura di esserne capace, ma... cos'è la gara di carriola sulle mani? Ecco chi tu sei, Olly! Io sono molto brava a camminare sulle mani, te l'ho detto che sono una vera ginnasta! Va bene, allora! Incredibile, una fata! Oh, beh! Il regolamento non dice che una fata non potrebbe gareggiare! Ai vostri posti? Pronti? Via! Forza, Ben! Forza, Olly! Mettetecela tutta, bambini! Bravi, bravi! Abbiamo vinto! Urrà! La gara è finita! I vincitori sono Ben l'elfo e la principessa delle fate, Olly! Urrà! Grazie, Olly! È stato un piacere, Ben! Chi avrebbe mai detto che una fata avrebbe vinto questo tipo di gara? Io so fare anche altre cose. Ma è incredibile! Che cos'era quello? Un balletto, della ginnastica e anche una posa aggraziata. Molto brava! Allora ai prossimi giochi degli elfi si dovrà ballare... e anche fare ginnastica. E anche stare in pose aggraziate? Certo! E stare in pose aggraziate! Urrà! Forse la principessa Olly potrà dare a tutti delle lezioni. Sì, con piacere! Tata! È tutto a posto! Sì! Per
perlomeno sono asciutta. Le sue ali sono bagnate fradice. Non può volare. Già, quindi è bloccata su quella piccola isola. Tata Susina, sei pronta a essere salvata ora? No, aspetterò che le mie ali si asciughino e poi volerò lì da voi. Forse quell'uccello sta cercando dei vermi. Spero che la signora uccello ora non scambi me per un verme. Tata Susina è in un nido di uccellini. Non c'è alcun pericolo finché le uova non si schiuderanno. Ecco appunto. Oh no, gli uccellini sembrano affamati. Oh, accipicchia, le ali sono ancora bagnate. Tata Susina! È un po' spiacevole, ma in fondo è solo fango. Veramente credo che siano sabbie mobili. Tata Susina sta sprofondando sottoterra. Ben, sono pronto per il salvataggio adesso. Fantastico! Decolla, Gastone! Presto, sbrigati! Tata, cerca di resistere! Adesso proverò a prenderti al lasso per tirarti fuori di lì! È troppo pesante! Gastone, tira! Non mollare! Urrà! Tata Susina! Hai un odore disgustoso! Beh, almeno non c'è nessun altro che mi sta vedendo! Livello 1! La stanza dei computer! Un vero spasso! Oh, il mio stomaco è tutto sottosopra! È bello, non è vero? E pensa che sarà anche meglio la prossima volta! Cosa vuol dire che sarà meglio? Lo vedrai! Seguitemi! Qui è dove decidiamo l'aspetto finale che devono avere i giocattoli! Quindi non li fate così come vi vengono! Oh no, no, no! I giocattoli sono progettati in ogni piccolo dettaglio. Niente mai lasciato al caso. Però è un lavoro un po' troppo duro per me. Noi elfi siamo molto fieri della nostra precisione. Vedete, qui è dove scegliamo i colori. Quella lì è la bambola per Babbo Natale. Sì, ora per farvi un esempio, se voglio posso cambiare il colore del vestito della bambola. Da rosso farlo diventare blu. Vestito blu. Ora tutti quanti in fabbrica sapranno che devono dipingere il vestito di blu. Ma Babbo Natale non voleva che fosse rosso. Certo che sì, principessa Holly. Questo era solamente un esempio. Tutti a bordo, prossima fermata, la fabbrica degli elfi. Oh, ma non dobbiamo scendere ancora, vero? Sì, Tata, la fabbrica è molto più in basso. Bisogna scendere alle radici dell'albero. Quanto più in basso? Molto più in basso. Oh. Tutti a bordo. Sembra che stiamo scendendo poi molto. Oh, aspetta, Holly. Prossima fermata a livello 99. Tenetevi forte! Oh! Oh, il mio stomaco! Molto divertente! No. Sentite, le streghe non fanno assolutamente niente. Hanno solo un cattivo odore e preparano dei dolci orripilanti. Cosa? E per quanto riguarda la magia, sono del tutto innocue. Non saprebbero fare un semplice incantesimo di trasformazione. Certo che lo so fare. Allora perché non cambi questa orribile tappezzeria? Cosa? O rendi questa poltrona più comoda? Smettila subito, Tata. Prepara ottimi dolci. Fa molta attenzione, ti avviso. E ora rifatti il guardaroba. Se provi a cambiare anche solo un'altra cosa... Che brutto trucco! Mi dispiace aver dovuto congelare Tata Susina. È stata molto maleducata con me. Non aveva intenzione di essere maleducata. Mi deve credere, signora strega. Forse no, però lo è stata. E ora Tata Susina resterà congelata per sempre? No... Se accetterà di chiedermi scusa, la libererò. Tata Susina, chiedi subito scusa alla strega.
Non ne ho nessuna intenzione. Stavo solo cercando di aiutarti, brutta befana. Oh, quindi non la lascerà libera, vero? No. Dobbiamo cercare aiuto. Noi due possiamo andarcene, signora strega? Ma certo, cara. Voi siete stati entrambi molto gentili con me. Qual è il tuo piano? Correre subito dal re. Sì, papà verrà a sgridare la strega e annullerà l'incantesimo. Arrivederci! Arrivederci e grazie tante per la sua ospitalità. Sì, grazie, signora strega, e buona giornata. Salve, ragazzi. Presto, corri! Adesso dobbiamo solo trasformare Ben Uccellino in bel ragazzino. Aspetta, mi è venuta un'idea! Forse se facessimo un incantesimo insieme... Sì, dai, proviamo! Abracadabra! Oh, è stato davvero disgustoso! Ero un uccellino e ho persino mangiato i vermi! Oh, credo che il nostro incantesimo non sia ancora finito! Ben ora è diventato un coniglio! Oh, adesso si metterà sicuramente a saltellare di qua e di là e saremo costretti a cercarlo un'altra volta! Oh, questa non è una bella giornata! Soprattutto per il povero Ben! Che cosa è successo, Holly? Lo sai che ti ho cercata dappertutto? Scusa, Tata Susina, ma Ben continua ad andarsene in giro e quindi abbiamo dovuto cercarlo ovunque! Capisco. Dov'è il ranocchio, quello che devo trasformare in Ben? Eccolo! Ma quello è un coniglio! Ben era un ranocchio, poi un uccellino. E ora, come vedi, si è trasformato in un bel coniglietto. Abbiamo tentato di tutto, davvero! Questo dimostra che entrambe dovete esercitarvi di più con la magia. Sì, Tata Susina. Le fate della vostra età dovrebbero essere in grado di fare semplici incantesimi. Sì, Tata Susina. Guardate e imparate. Quando l'avete trasformato in un ranocchio abracadabrola, non sarebbe dovuto diventare un uccello dabrola da. E di certo nemmeno trasformarsi in coniglio abracadabrola. No, fin dall'inizio sarebbe dovuto tornare ad essere Ben. Abracadabrola dabrola du. Urrà! Oh, sono così felice che sia finita. Bambini, ripetete dopo di me. Cestino magico per cortesia, gelatina, gelatina, ma che troppa non sia. Cestino magico per cortesia, gelatina, gelatina, ma che troppa non sia. Urrà! Oh! È troppo poca ora. Le coppe sono un po' piccole, vero? Sì, ce ne serve ancora. D'accordo, allora proviamo così. Cestino, cestino, di più, di più, di più. Cestino, cestino, di più, di più, di più. Ottimo! Per un momento ho temuto che avremmo dovuto affrontare un'altra inondazione di gelatina. Inondazione, inondazione di gelatina! Inondazione! Tata, adesso c'è troppa gelatina! Fermala, Tata! Te lo chiedo per piacere, gelatina magica! Sparisci subito, fai il tuo dovere! Tata, prova un'altra formula magica! Oramai mi resta solo la formula blocca magia! Però quella viene usata esclusivamente per le emergenze regali! Io dichiaro questa un'emergenza regale! Pioggia, fulmini e saette, vento del nord, soffia ancora! Formula blocca magia, io ti ordino di agire ora! Oh, ha funzionato! Urrà! Tata Susina, dov'è il nostro cibo? Mi dispiace, ho dovuto bloccare tutta quanta la magia e questo include anche il nostro magico picnic. Certo che è strano, il mio cibo invece è ancora tutto qui. Sì, perché non è stato creato con la magia. E per fortuna ce n'è abbastanza per tutti quanti. Gastone non è triste. Anzi, è molto felice.
Vedrai che sarai ancora più felice adesso. Perché non dai un'occhiata alla tua tana? Gastone! Come vi dicevo, le coccinelle non sono mai felici. Gastone, che cosa ti succede? Da non credere. Tata Susina, che cosa ha detto? Che gli piaceva la sua tana com'era prima, in disordine e puzzolente. Oh, scusaci tanto, Gastone. Non preoccuparti, la faremo tornare esattamente come piace a te. Sì, siamo molto bravi a mettere tutto quanto in disordine. È divertente! Una ragnatela qui e una ragnatela lì. Perfetto! Bacchetta fa apparire dal niente la cuccia di Gastone sporca e puzzolente. Dei calzini sporchi e anche dei lecca-lecca. Ottimo! Adesso aggiungiamo un po' di sudiciume e abbiamo finito! Splendido lavoro, ragazzi! Questo posto è puzzolente quanto lo era prima! Urrà! E ricorda, Gastone, che ogni volta che avrai bisogno di rimettere la tua tana in disordine, potrai chiamarci e ti daremo una mano! Certo! È proprio a questo che servono gli amici! Venite! Andiamo a giocare!